Popolo di YouTube, qui Chris Drake. Buongiorno. Allora, oggi è la mattina del martedì 17 settembre 2024, se non ricordo male. Lasciamo stato che mi sono fatto ammattare come uno stupido. Confermo martedì 17 settembre. Allora, perché sono qua? Il motivo è semplice. Nell'episodio precedente stavo cercando la farfalla d'oro nel livello di Escape. E mi pare di aver capito che si trova o in questo cespuglio, no, direi di no, oppure nell'altro. Eccola. Comunque faccio vedere meglio dove sto, giusto per dare il riferimento. Comunque, acchiappo questa farfalla d'oro e procedo da dove mi sono fermato. Se vi chiedete perché è martedì 17 settembre e non lunedì 16, per il semplice fatto che ieri non ho avuto il tempo di giocarci a causa di impegni e lavoro. Forse devo anticiparlo un pelino. Caduta nella tua rete, trofeo guadagnato. Hai catturato la farfalla dorata in scimmia in fuga. Sto registrando? Oh yeah! Lascia il pianeta. Quindi adesso posso continuare a fare i livelli che mi mancano nell'ultimo mondo. Ma non c'è un modo più veloce per uscire? Ah ok, basta schiacciare cerchio. Ammasso di più. Ehi, qua c'è un qualcosa. No. Tutto inutile. Qui non c'è nessun livello segreto, mi fa strano. Eppure lì c'è tanto spazio. Allora, prima facciamo questo. Incursione orbitale. Ovviamente nessun mondo segreto. Livello segreto, perché penso di averli sbloccati tutti. Ehi tu! Ridammi il... Ah? No, si ricomincia. Vola troppo veloce, sinceramente. Non mi chiedo come posso fare per raggiungerlo. Allora, qui non c'è niente? No. Livello molto spaziale. A parte queste alghe spaziali, nulla da segnalare. Va bene, salviamo questo robottino. Cominciamo già con un robottino speciale. Ma chi è che si è portato via la mucca? Pilota prototipo, con una velocità come questa chi ha bisogno di armi? Ace Cadet. Oh. Maledetto! Prima mi porti via le mucche, adesso mi porti via la fine del livello. Io rivoglio la fine del mio livello e rivoglio le mie mucche. And that's not a prediction, that's a spoiler. Che maleducazione, oh. Non ho visto se dietro c'era qualche... No, ok, solo dalle farfalle luminose. Strana la vegetazione dello spazio, by the way, eh? Oh, thank you! La gallina dalle uova d'oro! Tutt'altro che d'oro, però vabbè. Oh, jeez.
Purtroppo questi nemici qua li odio, eh. Allora, questi asteroidi servono solo per essere distrutti così? Non mi sembra di vedere altri collezionabili in giro. Oh crap. Come quel nemico lì possiamo anche lasciarlo giù. Ok. Va bene. Ah, tutto sto casino per il monetone. E basta. Almost disappointing. Poi si continua a sentire un... Ah, ecco cos'è. Ma ci andremo dopo. Se cammino sul bordo sono safe, vero? Ok, sì. Peccato. Il tuo velivolo c'è qualcosa che non va, signore. Fanatico della velocità. Se hai la giusta potenza, l'intelligenza non serve. Che bel messaggio del cacchio. Va bene. È vero anche il contrario, però, eh. Che se c'è l'intelligenza, a volte la potenza non serve. Damn it! Ma a me di quei robettini lì non me ne deve fregare niente, no? Allora... Non è che prima devo sterminare tutti questi balordi? Perché non può essere casuale una cosa. Ah, ecco cosa c'è. Questo. Allora, qui ci sono tutte le stelline magiche. Credo di aver abbassato la gravità. Bellissimo l'effetto. E qua. Oh, magnete. Che attira però solo le stelline, quelle metalliche, quelle argente, quelle azzurre no. Ok, credo di aver creato una palla abbastanza grossa da poter fare qualcosa. Devo andare da qualche parte? Ok, direi che devo tirarlo lì. Devo scendere. Ok. Tutte le stelline che saltano allegramente. E adesso? Così. Va bene. Fuori classe antigravitazione. Un amico in velocità, un amico per l'eternità. Mi piace la rima. Ma non ho ancora trovato pezzi di puzzle, a parte il primo che mi ha volato via e che non saprei come raggiungerlo. Posso salire, posso prendere l'ascensore così? Oh yes! No, scusa. Oh ragazzi, che zona. Ok.
prendiamo questo. Va bene. Non c'è altro? And it's over for ya. No! La mia mucca spaziale! Maledetto! Ma in queste... Ok. Queste piante di uva spaziale allora servono solo per ogni... per qualche monetina, penso. Almeno. Andarci. Io e la mia deficienza artificiale. No, la mia deficienza naturale. Oh, quella mucca me la riprenderò, eh. Oh, slow down, slow the F down. Allora. No. Non ho capito perché non è partito il salto col laser. Boo. Rimarrò bloccato qui per sempre. Ho avuto una botta di culo nella sfiga che non ho saputo capitalizzare. Questo si chiama essere stupidi. Questo invece si chiama essere come dire, essere poco preparati, per non usare termini più offensivi. No, giusto per fare chiarezza. Se io faccio così e poi uso il salto e poi... Ah, ecco, ok, ho capito il perché. Se tu usi... Vabbè, questo è un double KO. Allora, adesso mi spiego. Se tu fai un salto col laser e poi dopo fai un salto con la gallina, poi dopo provi a rifare il salto col laser, non te lo lascia fare. Una cosa che avrei dovuto forse imparare un po' prima. Ho voluto fare troppo il figo qua. Comunque, in realtà sto morendo troppe volte per una parte che non dico che sia facile, ma neanche tanto difficile. Cioè, una cosa del genere è un livello di difficoltà medio, ma io ci continuo a morire come un pirla perché sono veramente un pirla. Oh, mi sto facendo gabbare da una cosa che non sarebbe poi così complicata, eh. Ho messo anche fin troppo per fare questa parte.
Questa immagino che sia la via per proseguire. Ma non c'è qualcos'altro da risucchiare? No? Va bene. SST. Se non lo carico tutto, forse. Ora si ragiona. Ma di nuovo tu. Allora, immagino che qui ci sia un... Ma non posso uccidere quei nemici lì? Sì. Ok. Devo che bisogna tirare un pugno contro sti qua ancora una volta. Oh, già come lo sta dicendo. Con i soldi. Salta qua per trovare Nova Stormer. Non sei mai da solo con un clone. Oh, che bel messaggio. Ok, allora quel pezzo di puzzle lì che veniva portato via dall'astronave andava preso prima. Oh! Andiamo qua. Attacchiamoci e tiriamo giù la cerniera. Ok, checkpoint. Ma io mi chiedo. Perché per quanto sia piacevole guardare tutto qua al di fuori, si può rompere questo vetro qua? Sì. Quindi se io faccio... Oh! Oh, attenzione! Qui c'è un altro robottino da salvare. Pilota del futuro, occhio dove punti quel super missile. Wow, 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 wow. Qui niente. Ma mi chiedo se qua indietro c'è qualcosa. Oh. Ah, il monetone falso. Ok, extra money. E ritorniamo nel nostro percorso, back on track. Notate che qua invece c'è un pianetino. E mi immagino che in questo pianetino ci si possa trovare, ecco, un robottino. Va bene. Ho indirettamente fatto una figata. Adoro fare le figate per sbaglio. C'è qualcosa di segreto qua? Nope.
Aspetto prima di rimbalzare qua. Ok. Qui ho fatto una bella strage. Anyway, let's proceed. Qui l'unica cosa che vedo. Oh, che botta di testata. Non serve abbastanza. Pezzo di puzzle. Nice. E tu... Oh, damn it. Perché ho fatto questa stupidata? Se io mi vado a infilare in mezzo, forse... Vabbè, dai. Ritentiamo. Ma allora ce l'ho proprio per vizio! Mi sento spastico! Ok. Ale. No, momento. Ok. No, mi ha spinto. Va bene. Uber 4. Che è un gioco di parole con UFO. Dovrò fare così? Ok. No, troppi nemici esplosivi. Guarda come mi prende in giro l'UFO. Ok. Scattare nel momento in cui... Andate a far strada, dai. Allora, il livello è completato. Però vorrei recuperare il pezzo di puzzle all'inizio, che devo capire come si fa. Perché è l'unica cosa che mi manca di questo livello. E poi essendo una cosa che devo capire il metodo, perché raggiungerlo lo raggiungo. Cioè no, vederlo lo vedo, devo capire come si fa. Quindi prendere la paperella, quella... Oh cacchio, ho sbloccato il livello del boss in teoria. Quindi prendere la paperella... Mi sa che mi serve lo stesso la paperella però, eh. Ok, bisognava andarci più cattivi. No, la paperella mi serve lo stesso per prendere l'ultimo robottino. Lo so che, che sto rifacendo un livello che ho appena fatto, però... Va bene, vai. Tanto mi riprendo tutto. Il birb non mi segna nulla. Ok. Anche qui l'uccellino non mi segna niente. Oh.
L'uccellino continua a non segnare nulla, eh. Che appunto sono con la registrazione 25 minuti. Ok. Lui continua a non segnare nulla. La cosa mi preoccupa. Però a giudicare dal... dal fatto che l'ultimo robottino, quello che manca, deve essere verso la fine. Ma mi sono fatto prendere fuoco come uno stupido! No, ma aspetta, ma non mi serve niente a ucciderlo. Ok, è andato. Va bene. E fin qua tutto regolare. Oh, ok, ho capito dov'è. Non devo neanche stargli a finire il livello, dai. Faccio fuori sti nemici solo per qualche soldo extra. Ok, bastava che mi infilavo qua. Non era neanche tanto tosto. Oh. Ok. Oh, e invece... dovrò impegnarmi un pochino di più. Va bene, è andata. Allora. Lasciamo il pianeta e facciamo l'altro livello. Fuochi cannoni! Fuoco alle polveri! Hi-ha! Oh, un livello lavico. Sì, ma se ciflo tutti questi... Oh. Volevi fare il furbo, eh? Anche loro vogliono fare i furbi. Ah, la possibilità di sparare col getto d'acqua? Ma si prova a bagnare la fenice? No, non succede niente. Allora, perché qua ci sarebbe una via. Io però qua non vedo altri segreti, quindi... Ah, il coso della pallina, quello lì che diventava la pallina immortale. Quasi immortale. Qui non vedo segreti, però... Va bene. Oh, che vuoi tu? Ma si diventa una pallina? Allora, non subisco danno, però vengo leggermente respinto. Da sapere. Cioè, buono sapersi. Ok.
Va bene, va bene. Qui non c'è nessun segreto? Neanche lì? Strano. Allora. Oh, oh, oh. È da troppo tempo che non trovo segreti. La cosa non mi piace. Ma là che avrò missato qualcosa. Questi qui sono nelle piattaforme. Quella è la via principale, giusto? Vado lì solo per il checkpoint. Perché qua faccio così. No, ho capito bene cosa devo fare. Così faccio esplodere tutto. Nice! Io mi chiedo, ma... Se diventa una pallina, ok, è vero. Dai, su. Chi è? Demon Souls? Dark Souls? Cercatore di arcipietra, la tendenza di vedere tutto bianco o tutto nero. E allora è Demon Souls. Oh, salve bellissimi draghetti. Se vi prendo pugni? Ah, sono troppo kawaii. Non ho visto se era il primo. Ah, il primo di tutto. Oh, ma che bel cannone che c'è lì. Oh, qui si sta spaccando tutto. Ma si può salire qua in alto? Allora facciamolo prima che sia troppo tardi. Se muoio come un pirla però non va bene. Ah, ma c'è un robottino da salvarli. Ho fatto bene. Vabbè, che se ne frega. No! Il vulcanino! Che cosa succede al vulcanino? No! Finirà nel paradiso dei vulcani! Ah, riposo in pace, amico mio! Sei morto da eroe! Ok, va bene. Meno male che quando sei in modalità pallina certe cose ti proteggono. Sono una palla infuocata. Oh cazzo! Mi sono lasciato distrarre, scusate. Ma io ho il potere dell'armatura, quindi non posso essere sconfitto. Immagino che dovrò intrufolarmi qua. Ah! C'era un gioco per bambini dove infilare delle spade giocattolo in un barile con dentro uno scheletro pirata, un pirata, adesso non ricordo. Però... Ah, giusto, c'era la... Ehi. Ah. No. Ok,
Ok, poi. Va via. Comunque si vedeva il riflesso delle spade sul pannello di metallo. Sono con la registrazione 36 minuti. Va bene. Ehi. Queste texture qua si caricano dopo, vabbè. Tempo. Momento che non ho guardato bene. Ok, tutto regolare. Oh. Qui almeno c'è un gatto. Non mi potete schiacciare perché sono già un file.zip compattato. Qua posso andare così. Ok. Qui dovevi schiacciare con la pallina? Sì. What's happening there? Oh. Devo inclinare col controllo, però mi aspetto delle trappole da qui in avanti. Forse sono andato troppo dritto al sodo. Devo fare pipì. Ok. È la facciulla in nero di Demon Soul, la Maiden in Black. Guardiano del Nexus, tu hai le anime, lei i potenziamenti. Eh sì, è vero, si poteva anche chiamare la guardiana del Nexus. Quindi un livello con reference a Demon Souls. Boh, dai. Tra Bloodborne e Demon Souls i fan From Software sono contenti. Ah, giusto. Ok. Oh. Poverino! Ma quello lì sta facendo troppo spin. L'ho salvato da un destino. Da un destino crudele, da un destino che era destinato a spinnare per tutta la vita. Lui sì che viveva in Spain without DA. Io però voglio guardarmi bene intorno. Che sa mai, eh? Stiamo lì. Cavolo, la mia vescica mi sta tradendo. Se questo episodio dovesse essere più corto degli altri, è colpa della mia vescica. Allora, mi aspetto che se qua vado giù di peso, in modalità pallina rinchiusa, la rompo. Però prima di farlo vorrei... Ah, c'è il pezzo di puzzle, giustamente. La mia vescica, oh. Cioè, veramente me la sto facendo sotto. Ma non voglio rovinare lo spettacolo al mio pubblico. Beh, la tua vita è letteralmente appesa a un filo. E agli altri non è andata meglio. E agli altri non hanno avuto molta fortuna. Qui. Un'altra nave che affonda! Un attimo che facciamo un robottino a salvare. Piovono gemme! Fiumi di lava! Polipi assassini!
Viti sputa fuoco, che cacchierola succede? E io che cado dall'altra parte della lava perché sono poco pratico. Ancora una volta, usiamo il termine poco pratico. Non dovrebbe essere molto offensivo, dovrebbe funzionare. Che poi io dovevo infilarmi qua, solo che sono... E il polipo che non stava bene. Ok. Oh. Sì, Astro c'ha caldo, ma a me questo silenzio non mi promette nulla di buono. Non mi sorprenderebbe se ci fosse... Ecco! Un mini boss. Captain Short Fuse. Che sia fratello dell'altro pirata? No, qui dovevo stare più... Dovevo essere più aggressivo qua. Dovevo essere più deciso, cioè. Dai, fatti vedere il capitano fuso corto. Cioè, qui volendo... Ok, immagino che dovrò infilarmi qua. Straight to the face! Dovevo pallottolarmi. Mi abbasso per sicurezza, ma non serviva, penso. Boom! Right into the stinky face! Dai, incasso tutto io. Va bene! Ciao ciao! Corrente 3 minuti. E allora facciamo così. Visto che la mia vescica non ce la fa più, io faccio giusto un po' di caccia adesso, per poi interrompere l'episodio. Ok. Allora, i livelli principali penso di averli fatti tutti al 100%. Allora, devo... Comunque qui c'è troppo spazio. La cosa non mi convince. Devo fare il boss, il livello tematico che mi aspetterà dopo, i quattro livelli con la X che mi aspetto che saranno difficilissimi, poi c'è ancora il livello segreto, l'ultimo livello segreto che c'è nella galassia perduta, e poi non so cosa mi attende altro, boss finale e vabbè, ovviamente si punta al platino. Gacciamo un pochino, va. Allora, 287 omini. Perché di pausa hanno parecchi. Ah, ci sarebbe un trofeo dove bisognerebbe raggiungere la cima della PlayStation 5. Domanda, posso raggiungere la cima della Play 5 adesso?
Oppure devo andare avanti ancora un po'. All'apice, trofeo guadagnato. Hai raggiunto la cima della nave madre. Ok. Dai, faccio un po' di gacha. E concludo questa registrazione. 19 pull. Velivolo del sollevante, il futuro è adesso. Spada dei sogni. Incubi, attenti a voi. Non può essere Zelda, ma non so chi sia, sinceramente. Non può essere Zelda, non può essere Link. Perché niente. Completo paroliere innamorato per rappare con stile. L'outfit di parappare rapper. Ma non lo userei mai. Dual speeder, graffiti gloriosi, un'opera d'arte. Ok che è pieno di reference, ma non lo userei mai. Proiettile brasiliano, sminuzza la concorrenza a pezzo per pezzo. Palo appuntito, va dritto al punto, patapon. Ingresso iconico, un varco verso un distretto di divertimenti. Yakuza, Like a Dragon. Pianeta natale cucito opaco, una micro riproduzione di un grande pianeta. Little Big Planet in tutti i sensi. Completo bovino, molto popolare nel campo della muda. Vestito, non lo userai mai però. Dual speeder, scarlatto epico, questo colore è davvero super, anzi, ultra. Certo, un rosso poco rosso però, eh. Vessillo di incoraggiamento, chi lo porta parla un potere superiore, sempre Patapon. Falco della federazione, l'apice dell'ingegneria europea. Lana del nomade, più si lavora maglia, più si vola, Journey. Lo spadone del ragazzo appartiene al campione dei 5 grandi spiriti e io continuo a non capire chi è. Duo ammazza demoni. Quando tutto il resto non funziona, rotola e schiva. Perry, il petro. Posta in gioco, contiene un importante messaggio personale per il suo destinatario. Guardiano reale mi era caduta, ha gli occhi che brillano come stelle. In effetti al protagonista di Gravity Crush mi sembra che si chiamava Cat. Un cigatana ereditata. Questo cimelio di famiglia spacca, la katana di Samanosuke Akechi di Onimusha. La combo è la sua, farà proprio la combo base. Ah, una lattina alla fine, damn it. Allora, 48 minuti, se la mia vescica me lo permette, mi sembrava che ci fosse un trofeo legato a un certo drago della malavita, quindi mi viene da pensare che bisogna fare qualcosa con Yakuza. Kiryu, fammi vedere che cosa... Ah, le freccette, la mazza da golf, palla da bowling... Un cartello... Ma no, non dimmi che c'è dentro Goro Majima. Un cartello. Il sakè. Una macchinina. Ma quante robe nasconde sto qua. Microfono, dai. Una mazza da gol. Ok, fatto il trofeo. Però... Giusto, mi manca da... Cavolo, se... Devo fare la cosa che richiede 200 robottini qua. E poi... Eccolo, era qua. Dai. Dai, non mi cadere così come un mino cubo.
No! Cavolo, me la sto facendo veramente sotto adesso. Con il ghiaccio saltellante, un vero pioniere dei giochi platform 3D. Purtroppo non so che sia. Adesso devo pullare l'ultima cosa. Che mi sembrava che fosse di qua, ecco. Ma io faccio così. No. Ah, si può farlo anche senza così. Bene. Cavolo. Sto scoppiando. 250 uomini. Sta tirando fuori la piramide. Un cavallo. Filo d'estero, un cavallo per niente agro. Anzi, molto dolce. Agro era il cavallo di Shadow of the Colossus. Che bello vederlo non zoppicare. Comunque, popolo di YouTube, vi saluto adesso perché io non ce la faccio più. Devo assolutamente andare in bagno. Farewell e statemi bene. Oh, Jesus.